Allora, o partiamo con Fears to Fathom. No, allora lo iniziamo comunque adesso, dai. Facciamo. Lo sto rinviando veramente tanto. Lo sto rinviando tantissimo perché non lo voglio giocare, Fears to Fathom. È un home invasion, cioè tu che sei a casa e c'è qualcuno dentro. A me mette un sacco d'ansia la gente che ti entra in casa. È proprio una cosa, una di quelle paure che non vanno mai via. Eccolo qua, episodio 1. Home Alone. Non volevo lasciare questa storia su Reddit solo per farla chiamare un pezzo di fiction. Non so neanche da dove iniziare. Scusatemi la mia mancanza di skill nello storytelling. Ok, madonna che premessa. Era a metà dell'estate. I miei genitori se ne sono andati per il weekend per un trip di lavoro, che voleva dire che ero completamente da solo per il weekend. E devo menzionarvi anche che la mia schedule del dormire era incasinata in quel periodo. Dormivo e mi svegliavo in qualsiasi momento della giornata. Però volevo sistemarla questa cosa. Mi sono alzato intorno alle 8 dopo il mio riposino serale. Che riposino serale? Vai a dormire. Cos'è il riposino serale? Vai a dormire. La sveglia vanno fatte così, ragazzi. Non potete mettervi i violini. No, dovete mettermi... Così vi ti svegli. Oh, 3 messaggi di mamma. Ah, aspetta, c'è tutto da leggere. Lui chiede: a che ora tornerete? Torneremo lunedì. Fico, fico. Spero che voi prendiate l'Xbox come avete promesso. Se vi fanno lo sconto. Questa roba è super vera. Questi dialoghi li ho avuti anch'io. Posso invitare Mason e Josh per la notte? Per fare i compiti? Certo che puoi. Mi raccomando, fai in modo che siano loro quando qualcuno suona la porta e guarda attraverso le tendine. Abbi cura di te. Vabbè, mamma, comunque vado a dormire un attimo. Mi ordino un po' di pizza. Yes, non c'è bisogno di ordinare niente. Ti ho fatto già la lasagna stamattina. Controlla il frigo. Mica la lasagna. Messaggio di Mason. Yo. E come va con chimica? Na merda, mi sono dimenticato. Probabilmente lo faccio domani. I miei genitori sono fuori per il weekend. Vuoi venire? Possiamo anche giocare a Mario Kart. Ti faccio sapere, non ti posso promettere niente. Potrei avere dei programmi con Nat. Natalie. Non chiedermi perché, ma sono andato direttamente nella camera dei miei genitori. Ora c'ha una grafica molto realistica, pur essendo grafica tipo PlayStation 2. Ah. Che... Sto cacando addosso, mi sto cacando. Tacci. Il cibo era caldo. Ma anche qui dobbiamo fare questa... Madonna, quando sei da solo che ogni suono è un incubo. Mamma, che vero che è questa storia, ragazzi. È bellissimo, è che è tutto ampliato inutilmente. Si stava scaldando il cibo. Ok. Mi piace guardare la TV quando mangio. LOL shame. Andiamo a guardare la televisione. Dov'è il telecomando? Mannaggia il telecomando. Mangia tutta la teglia. Sì, sì, lui fa. Vabbè, lui è. Vorrei accenderla ma non riesco. Forse ho dimenticato il telecomando. Ma non hai lo... Era lì il suono? Ah, era lì. Ragazzi. Ce la faccio. Ma cosa sta guardando? Cos'è questa storia fatta con The Movies? Ok, era il twist. È salito un uomo per le scale? Ma stai scherzando? No, ragazzi! Come è salito qualcuno per le scale? Sei scemo? Vabbè, stacco la spina al computer. Strappo i cavi. Come è salito qualcuno per le... Ma sei scemo? Puttana. No, ti prego. Oliver ha detto... Non posso venire? È cicciato fuori qualcosa? No, mamma. Che paura tremenda. Mason infame. E lui è uno scherzone di Mason, per caso? Eh? È uno scherzone di Mason? Oddio. Mi dispiace, Miles, ci vediamo domani. E che devo fare? Io vado, che devo fare? Ha detto che voleva andare a dormire. Ma perché ad angolo è casa tua? Vorrei capire. E se è nell'armadio? Chiudo sempre la porta prima di andare a letto. Ci credo, è ad angolo. Come fai a dormire senza vedere la porta? Non si può, eh? È psicologica la cosa. Mamma, sì.
Devo giocare rilassato, se no mi viene un infarto, veramente spacco qualcosa per sbaglio. Che paura, eh? Devo fare i compiti prima di andare a letto, che ha detto? Però che vistina carina per fare i compiti, eh. Si è addormentato su... mezzanotte. E mo va a dormire. Mamma mia! Non stare sveglio troppo tardi. Che puttana. Lunedì... No, ma sta storia è... Mi sono svegliato per prendere un po' d'acqua. Che tra l'altro lui, ricordiamo che sta... È musica quella che sento? Che buio. No, mi sto cagando addosso, ragazzi. No, ma non potevo fare Fortnite come tutti gli altri, ma veramente. Che? Che c'è? Cos'è sta musica? Fammi vedere tutta la casa. Sì, nei pantaloni se la sta mettendo. Lascia il frigo aperto che fa luce. Mi sono bloccato. Che idea di merda. Yeah, ribelle. Me la porto per sicurezza. Posso tornare in camera? No, io sto... Ragazzi, io non... Vai dai vicini, ma sai che... Cos'è questa salita? Piano. Sei scemo? Sta cagando addosso. Che c'è? Che hai visto? Cosa non ho visto, gioco? Cosa non ho visto? Chiude! Che non è... Cosa non ho visto che hai visto tu? Che sei caduto? Sei scemo, che paura, perché ho premuto G. Quindi la si... vedi, la signora è quello che ha sentito. La signora di fronte ha fatto la fotografia a uno da fuori. Ecco cosa si è visto. E mo tocca andare a vedere. Possiamo giocare ad... scarico Warzone. Se volete! Mamma, non adesso! Paola me l'ha mandato. Ha detto che sta spiando attraverso le finestre. Stiamo chiamando la polizia. Tu blocca tutte le porte e nasconditi in camera tua. Non rispondere alla porta... Non importa cosa faccia. Si va a vedere. No, io non vado a vedere. Mi chiudo in camera e vaffanculo. Chiudi! Stone Cold! Che ha aperto? Ma siamo pazzi. Ma per... No, io non mi muovo. No, 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 no. No, 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 no. Mi dispiace un sacco. Andrà tutto bene. E Paola alla porta. Abbiamo sentito la finestra rompersi. No, lasciamo morire Paola. No, ha detto che ha chiamato la polizia. Shh. Sì, uomo, e vai. Ma che si dice? Ma hanno sfondato la finestra. Ma c'ho 14 anni lui. Facciamo un po' di roleplay. C'ha 14 anni. Che fuori gli attributi. Manco gli sono caduti i testicoli ancora. Quali attributi? Non li ha. Sai come si fa in queste occasioni? Papà, hanno suonato. Vai tu. Fai finta. Ragazzi, lascio così. E chi si muove? Non va avanti il gioco. Meglio. Lo lasciamo così. Cosa fai? Ah, sono le tende di merda. Questo suono di merda. Vabbè, ragazzi. Catroia. E adesso? È arrivato Buzz Lightyear. Vai! Ok. Quindi l'abbiamo fatto giusto. Prendimi! Paola, prendimi!
è stato terribile. È stato terribile, avevo proprio... Cioè, sembrava vero, è quello il problema, perché anche se non succede niente... A parte che si è vista una porta aprirsi, quindi qualcuno c'era in casa. Qualcuno c'era. Ma il fatto che fosse così vicino alla realtà mi ha messo... Cioè, ti giuro, è stato molto bello. Va bene. Ciao, belli. Ma che cazzo. Mamma mia, che live. Riproviamo, mo vediamo...